Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4. E oh mio Dio, quanto può essere difficile riabituarsi a giocare praticamente da capo. Perché ragazzi, cioè... No, è bruttissimo perché ora non mi trovo per niente con i comandi su PC perché sto imparando. Dalla prima partita a questa che state vedendo adesso, comunque, dopo una quindicina di partite così, stavo iniziando ad abituarmi ai comandi e sono riuscito a fare uno score decente, che non è buono, è decente. Però mi vedrete ogni tanto campero, sto facendo adesso ad esempio su schermo, non so se si realizzerà in questo modo, ma più che altro delle prove su come si muove il mirino, sulla sensibilità, eccetera. Ma sto continuando a cambiare un sacco di cose perché piano piano devo vedere i settaggi con i quali mi trovo meglio, devo ancora capire esattamente come muovermi, perché oltre al fatto dei comandi nuovi, tutte le strategie su come ci si posiziona così su PC sono non del tutto, però sono un pochettino diverse, semplicemente per il fatto che il modo di giocare su PC e su console è diverso, il modo in cui si muovono i miei avversari è diverso e io mi devo adattare a questi modi di muoversi, di sparare, di tutto praticamente. Devo dire che la precisione è una cosa bellissima, io riesco a giocare in modo piuttosto preciso qua, anche se in effetti, cioè, anche se sono all'inizio già vedo che c'è un incremento di precisione, semplicemente per il fatto che, ragazzi, mirare col mouse è bellissimo, è bellissimo. Però diciamo che l'abituarsi, ad avere così tanti tasti da schiacciare praticamente contemporaneamente non è facile, non è per niente facile. Quindi devo davvero fare i miei complimenti a tutti quelli che giocano su PC, perché non mi sarei aspettato che giocare su PC fosse così difficile, semplicemente per il fatto che davvero ci sono un sacco di cose da gestire, delle quali prima, chi se ne frega, andavo tranquillo con il mio joystick, avevo un paio di tasti da gestire. E bla bla bla. Però c'è anche da dire che ragazzi è comodo. E come se è comodo, perché avere un dito che fa una sola cosa invece che avere ad esempio il pollice destro col quale devi saltare, ricaricare, che ne so, accoltellare, cambiare arma. Minchia, adesso ho praticamente il dito che deve fare praticamente più cose. È il mignolo col quale o scatto o mi accovaccio, quindi non, sono due azioni che non farò mai contemporaneamente. Poi posso ricaricare mentre quasi in simultanea posso cambiare arma, muovermi a sinistra, muovermi a destra, posso armare l'MCOM mentre mi guardo senza problemi intorno e miro e faccio quel cavolo che voglio, cambio arma, non so. È davvero una cosa bella, è davvero una cosa bella, è davvero una cosa comoda e quindi adesso riesco finalmente a capire quando la gente dice, ma i giocatori su PC riescono a fare cose che uno su console non riesce a fare. E non è vero che è impossibile farle su console. Però, la differenza si sente e si sente di brutto fra una piattaforma e l'altra. Poi, vabbè, sotto questo punto di vista lasciamo stare tutti gli altri vantaggi che mi sta dando il PC al confronto della console. La grafica, è superiore, non di molto, eh. Non voglio adesso tanta gente che inizia a dirmi, ma Dark, non è vero, le console di nuova generazione hanno la qualità uguale al PC e bla bla bla. Non è del tutto vero, nel senso, se si prende un PC con i controcazzi, un pochettino di grafica in più si ha. I frame sono di più di quelli su console, però poi vabbè, dipende anche quello comunque dal computer. Ma in tutto per tutto il gioco ha una qualità maggiore su PC. Poi bisogna sempre guardare, magari qualcuno preferisce invece di averne 60 di frame al secondo, averne 100 per dire, perché lui dice, ah, io sento una differenza incredibile, 40 frame in più, e quindi magari abbassare un po' la grafica, avere le grafiche uguali alla console, però in cambio hai un frame rate maggiore. Quindi ci sono tante cose, non è la stessa piattaforma, si può preferire uno come si può preferire l'altro, io non sono assolutamente, adesso non è che io penso che il PC sia assolutamente superiore alle console, non penso nemmeno che le console siano superiori
al computer, io sono d'accordo con quel punto di vista che dice, minchia ragazzi, sono entrambe delle bellissime piattaforme. Quindi, boh, non lo so, adesso mi sto abituando, sto ancora giochicchiando un pochettino, adesso vedremo di caricare video ogni volta che riesco. Il fatto che adesso ho tutto su PC, nel senso io registro e ho qua il gameplay e lo carico qua e posso renderizzare mentre gioco, quindi quello non è un problema, posso fare più cose contemporaneamente sul PC, questo sicuramente mi dà un gran vantaggio sul fatto di editare video più spesso, quindi vediamo e speriamo di fare video più spesso possibile. In ogni caso, questo è tutto per oggi, spero di poter caricare un video anche nei prossimi giorni, il più in fretta possibile, e noi ci vediamo al prossimo. Bella ragazzi, ciao!